Con l'estate tutti ci meritiamo una bella vacanza, noi tanto quanto i nostri amici animali. E sono sempre di più i luoghi di villeggiatura con aree dedicate ai quattro zampe. Ma ricordiamoci che loro soffrono il caldo tanto quanto noi. L'idratazione per il cane è fondamentale. Bisogna sempre ricordarsi di lasciare acqua fresca a sua disposizione e a volontà. Ci sono infatti in commercio attrezzature che stanno in una borsetta, in uno zaino, che si piegano e che rendono questa operazione facile e a portata di mano. Un altro rischio sempre in agguato è il colpo di sole, il colpo di calore. È necessario quindi fornire di riparo il nostro amico a quattro zampe che sia in spiaggia, in montagna, in campeggio, le gite fuori porta. Esistono in commercio tendine a loro dedicate anche per ripararli dalla luce eccessiva a cui i nostri animali che vivono sempre in casa non sono abituati. Sono attrezzature che si possono montare e smontare con estrema facilità e trasportare come pratici zainetti. In barca tutti i passeggeri devono essere muniti di salvagente e quindi dobbiamo provvedere di salvagente anche il nostro animale. Quando si convive all'aperto con altri animali è d'obbligo però anche la buona educazione. Non solo per buona educazione ma anche per legge è indispensabile avere sempre con sé il kit di raccolta feci. Kit che oggi hanno un design molto moderno e che evitano anche imbarazzo. Negli spazi comuni e comunque ovunque previsto dai vari regolamenti comunali, la museruola deve essere sempre tenuta a portata di mano. Soprattutto in vacanza, quando gli stimoli esterni sono una forte attrattiva per il nostro cane a correre o allontanarsi da noi, ci sono dei sistemi per tenerlo in sicurezza, quindi cavi con dei picchetti dove agganciarli oppure anche guinzagli estensibili. Ricordiamo quindi che il guinzaglio anche in vacanza è obbligatorio. Se la vacanza con il vostro cane è a meta Trentino o estero, dovete avere la documentazione necessaria. Per il Trentino Alto Adige, per il Friuli Venezia Giulia, per la provincia autonoma di Belluno e per la provincia di Treviso e di Vicenza è obbligatorio sottoporre il proprio cane, il proprio gatto e il proprio furetto a una vaccinazione antirabbica fatta almeno da 21 giorni prima della partenza. Questo è un obbligo di legge. Chi si reca all'estero con il proprio animale deve invece dotarsi di passaporto europeo che serve per passare il confine nazionale. Da quest'anno, dal 1° gennaio, c'è una novità in merito che per recarsi nei paesi tipo Gran Bretagna, Malta, Irlanda e Svezia non è più obbligatorio sottoporre il proprio cane e il proprio gatto a un prelievo di sangue per valutare il titolo anticorpale per la rabbia. Buone vacanze allora con il vostro fedele compagno di viaggio, adottato magari al canile.